Seconda giornata di calendario per la prima categoria girone H, stati d'animo diversi. Il Sala che debutta tra le mura amiche arriva dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del San Lorenzo. La Marina inizia da successo per 3-2 su Roccofreddo. Arbitra la gara Amedeo Zaganelli della sezione di Lugo di Romagna. Prima del calcio d'inizio, minuto di raccoglimento in memoria delle vittime coinvolte nell'alluvione delle Marche. La gara. Al secondo l'Accademia Marinianese si spinge in avanti, cross ribattuto sul piede caldo di Cecchiri che mette alto. Azione fotocopia poco dopo, questa volta conclude il Romano che alza la sfera. La replica del Sara, Varrea da calcio piazzato chiama la deviazione in corner Badioli. Dall'angolo Marroni di testa chiama nuovamente l'attenzione Badioli che deve intervenire anche per evitare di farsi soffiare il pallone da Mastria. Da punizione quarta serve involontariamente proprio Mastria che viene murato sul più bello. L'Accademia Marinianese risponde con questo cross smanato da Oreste. Finale di tempo, il Sala prova il gol di tacco con il numero 7 Carrelli, poi Mastria a tentare il tiro a giro. Il tentativo risulta però lento ed impreciso. Gli ospiti confezionano due palle gol proprio al minuto 44 e 45. Primo è Marcolini ad alzare la mira. Infine l'occasionissima capita sul piede di La Pescara, pallone fuori di un nulla. Squadra riposo sullo 0-0. La ripresa vede il Sala maggiormente pericoloso e Mastria ad aprire le danze. Tentativo fuori misura. I padroni di casa la sbroccano con un colpo di testa sotto misura di Mizzoni che viene colpevolmente lasciato solo dai difensori ospiti. Mizzoni suggella così fino allora gli sforzi prodotti dai rossoblu di casa. Mizzoni e Mastria ci prendono gusto. I due scambiano con Mastria che deposita la sfera a fondo campo. I due si scambiano nuovamente in favore, invertono il ruolo del esecutore finale. Questa volta Mizzoni sfiora la marcatura. Da punizione si vede il genio e la sregolatezza di Mastria. Badioli è bravo a riprendere la posizione e a non farsi sorprendere. Questa volta il duo si trasforma in trio. Mastria manda il tiro Mizzoni. Il tiro cross numero 11 viene raccolto da due passi da quarta che sigla così il definitivo 2-0. Il primo successo di stagione per il Sala. Nel finale è Mattia Fabbri a chiamare all'intervento sopra la traversa l'ottimo Badioli, ma sarebbe stato forse troppo. 2-0 che accontenta i rossoblu di casa che trovano il primo urrà in stagione.